Media Gol. Approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio. Azioni di nessun genere dai vari ferri che stanno sbarcando a livello nazionale, guarda, telefonini e messaggi, nessuno ti ha... No, ma non era quella... No, dicevo, la mia intenzione era solamente di porre attenzione, insomma, voglio dire, perché è uno dei pochi mezzi, credo, che abbiamo, quello di voler essere, senza tornarci troppo sopra, sennò sembra poi una... l'unico nostro problema, invece poi non bisogna trovare alibi solo agli errori degli arbitri, sennò sarebbe un gravissimo errore, insomma. Però ecco, ma più che un pizzico, un'attenzione maggiore, un rispetto che sicuramente non è che non c'è da parte di tutti, però voglio dire, ecco, che chi venga qui venga per... con la consapevolezza di incontrare una squadra che la vera difficoltà l'ha già subita, i meno 6, e non ne vuole subire altre, se non la forza degli avversari. O le proprie lacune. Sì. Sì. Queste. Ecco, proprio per un accenno, ti voglio dire, lui ci aveva boccato e ci aveva dato rigore. Dal momento ti hanno detto che non è, te lo devi ammonire. Perché ti ha indotto in errore, al punto che ci avevi dato rigore contro. Lo so, sì. Come no? Vabbè, te l'ammonisci uno, poi se quello sta più calmo e fa meno furto. Quindi, per chiudere la vincita, per dirti che anche in queste piccole cose, no, ma dal momento che te mi avevi dato il rigore e non c'era, te la devi riprendere il tuo giocatore e ti avevi ingannato. Sì, beh, le piccole cose sono d'accordo che poi si determinano, perché non dimentichiamoci che domenica non c'era Zeduardo perché era diffidato, perché aveva preso una ammonizione contro l'Udinese per un rigore non avuto, oppure anche per una protesta, ma su un fallo evidentissimo con la Juve. Però ripeto, questo l'abbiamo già parlato e non oggi però, è inutile ritornarci sopra, anche per mettere in condizioni di serenità poi chi viene, perché l'arbitro deve essere al di sopra di quelle che sono le nostre rimostranze e le nostre sensazioni. Cioè, l'arbitro, sono convinto, viene qua per arbitrare bene, quindi è giusto che non gli interessi dei nostri problemi e neanche di quelli del Palermo. Viene a arbitrare una partita indipendentemente da quello che sono, diciamo, le situazioni o i precedenti delle squadre. Mister, parliamo di domani, partita, vabbè, dire importante, forse banale, Edoardo ritorna, Rosina come sta? Edoardo ritorna e sta bene, insomma, sensazione che stia bene, Rosina è in dubbio, bisogna fare delle valutazioni perché è chiaro, tanto si allena col gruppo, è già, credo, una bella cosa, insomma, voglio dire, adesso vediamo, è convocato. Vediamo, voglio parlare col giocatore, voglio capire alcune situazioni. Mercoledì abbiamo comunque un'altra partita, poi domenica un'altra, quindi di sicuro se va in campo è in condizione di poterci andare. Se ci sono delle remore è normale che poi si aspetti quella successiva e nel caso credo che Valiani sia il giocatore che può sostituirlo. O per il resto, no, non ci siano altri grossi dubbi? No. Sembra ormai abbastanza consolidato, insomma, voglio dire. Che Palermo si aspetta? Ma Palermo è che ha cambiato non solo allenatore, cioè con l'allenatore ha cambiato modo di giocare, e quindi è una squadra che un pochino ha percorso la nostra strada, diciamo così, perché ancora deve avere non tanto un'identità di gioco, perché già con Gasperini ce l'ha, però deve provare più partite per avercela, insomma, voglio dire, però credo ha dei singoli assolutamente in grado di poter essere determinanti nel risultato, e quindi una partita che bisogna capirla, sicuramente sarà complicata, voglio dire, non mi aspetto una partita semplice nella lettura, insomma, voglio dire, poi i duelli personali magari sono quelli che a volte determinano le cose, insomma. Mi auguro che ci sia un pochino, perché ancora adesso abbiamo parlato dell'arbitro, anche un pizzico di attenzione in più, perché poi alla fine
qualche situazione che ci ha condannato e anche qualche nostra disattenzione, lì bisogna essere più consapevoli che ogni palla è veramente la palla della partita. È sempre l'ultima palla quella che arriva. E invece abbiamo fatto degli errori, poi ci sono dei momenti che li fai comunque, quegli errori non li paghi. Però questo non è una giustificazione, uno deve cercare di limitarli gli errori. E noi come prestazioni siamo stati sia con la Juve che contro l'Atalanta, non c'è nulla da eccepire, però sai, poi la prestazione è la partita. Poi all'interno della partita, nella prestazione, ci sono dei piccoli comportamenti che sembrano piccoli, però a volte determinano, specialmente nei periodi in cui non sei accompagnato dalla fortuna, insomma, voglio dire. Se te guardate ieri sera il gol della Europa League, quanti gol all'ultimo secondo, vittoria o pareggio all'ultimo secondo? È stata una giornata, io credo non sia mai successo, 7-8 partite all'ultimo secondo. Sì, ma guarda, Piero, cioè voglio dire, per chiaro, noi ci interessa, noi almeno sì, a me, però un pochino qui posso di noi, ci interessa il Siena, è normale che uno è più propenso a guardare quello che di bene e quello che di errori noi facciamo, insomma, quello è inevitabile, però se siamo attenti al panorama generale, insomma, voglio dire, vediamo che in effetti si subiscono tanti gol in una maniera, non voglio dire superficiale, però insomma troppo facile. Bisogna capire quali sono i motivi. Non credo che dipenda che sono diventati molto molto bravi chi offende. Quindi escludendo questa ipotesi, lascia a voi l'interpretazione dell'altra, insomma. E io per domani ho fatto un pezzetto e ho guardato i gol fatti e i gol presi. Almeno uno, in differenza di 10, siamo a 10. Almeno? Almeno uno, se ne fatti 9 se ne presi 10. Gli altri, insomma, meno 3, meno 6, meno 5, quelli ci stanno davanti. E quindi secondo me io ho fatto questa riflessione, se te purtroppo sei un 2, ma hai fatto rispetto al dare e all'avere, meglio di tutti quelli da Genova in giù, siamo 11 squadre. Ecco, almeno uno, la differenza di te siamo. Quindi vuol dire che c'è una qualità di gioia da 7, perché se no. No, ma io ritorno sul concetto, nulla da eccepire sulla prestazione della squadra, voglio dire, la squadra anche a Bergamo ha fatto quello che doveva fare in un contesto, non dimentichiamoci, non semplice, perché poi l'Atalanta doveva vincere per forza, perché anche ambientale, pubblico che la spingeva, 25.000 persone, insomma, voglio dire, quindi non era facile giocare la partita, ripeto, non straordinaria, però per giocarla, scusate, anche straordinaria, o meglio di livello, ci vogliono anche gli interpreti con certe caratteristiche. Nel momento in cui ti manca Rosina e Zeruardo, puoi comunque far risultato, anzi abbiamo dimostrato di poterlo fare, però è chiaro, sotto l'aspetto qualitativo inevitabilmente non potevamo proporre molto di più, insomma, voglio dire. Nel risultato sì, e quindi una squadra che quando ha gli interpreti giusti, con le caratteristiche giuste, credo che dia, oltre la prestazione, sappia anche, per quella che è la nostra classifica, far qualcosa di buono sotto l'aspetto tecnico. Tra una settimana probabilmente si potrà tracciare un bilancio abbastanza scelto. Ma sai, stiamo dicendo sempre prima la sosta, proprio la sosta. Io credo, dal primo giorno ho detto che Natale, inteso come sosta, credo che sia quello, perché c'è anche un riferimento ben preciso, il mercato, e quindi da lì si può fare un consuntivo, ovviamente non definitivo, di quello che è stato e di quello che potrebbe essere. Fino a quel momento credo che andiamo avanti sempre pensando che dopo due giornate, io l'ho detto che gli avversari che si incontravano comunque temibili, di sicuro non siamo stati inferiori all'Atalanta, questo sta a significare che questa partita l'abbiamo persa, però la guerra, insomma, è lunga ancora da terminare. Ma domani dal punto di vista dell'approccio, no, alla partita, visto che forse è la prima partita veramente importante, perché la
squadra immediatamente sopra, quindi comincia a essere molto importante. Ora è una purista dell'approccio, i suoi possono risentire di tre sconfitte consecutive, di cui le ultime due anche un po' particolari, probabilmente non meritate. Sì, no, sicuro, no, questo è un aspetto da tenere in considerazione, insomma, voglio dire, chiaro, ci abbiamo molto, ma noi dall'inizio del campionato che ci abbiamo molta più tensione degli altri, quindi forse l'unica partita che abbiamo giocato sulla scia emotiva è stata quella dopo Milano contro Bologna, e non a caso magari siamo stati premiati, perché veramente abbiamo giocato liberati. Poi dopo invece, anche dopo quella partita, la sconfitta con la Lazio, partita con la Juve e quella di Bergamo, insomma, abbiamo sempre giocato un po' in apnea. Questa è una costante del nostro gruppo, sapevamo che ci aspettavano tante partite decisive, questa è una di quelle, il timore c'è, però confido sulla squadra. La squadra vuol vincere, la squadra vuol fare il risultato, ho capito gli errori che ha commesso e soprattutto sta avendo consapevolezza della propria forza, che credo che sia una qualità che mi conforta, insomma, poi dopo aspettiamo. Cioè, non credo che anche il Palermo possa avere un atteggiamento molto rilassato, insomma, quindi ci vale per noi come vale per Palermo, insomma. E quindi chi sarà più sereno o più caldo? E poi magari stiamo qui a discutere gli episodi, insomma. Sì, e appunto per questo io ho detto che se c'è un momento in cui da stare vicino al fare è proprio voi. Perché se questi sono dati, dice, ma come si fa a rimontare l'Ennea? Bene, ci sono gli scontri diretti, ma non soltanto loro. Noi, delle 11 squadre, guarda, sono coinvolte. Devo dire che se noi fossimo in magari con qualche squadra più vicina a noi, però pochissime, magari tante a 10-11 punti, sarebbe peggio. È meglio avercene tante, perché poi alla fine, certo, tanto è inutile negare, i punti tu li devi fare, tanto devi farli tu. Però è chiaro che gli altri, quando sono in tanti, se li tolgono fra loro. Quindi quando devi fare la corsa solo su una squadra diventa difficile. Adesso a oggi, poi vi aspettiamo un tempo, la classifica dice che ci sono tante squadre che lottano, insomma, voglio dire, per questa salvezza. Siamo 11 da Genova in giù, considerando la forza grande di penetrazione, dei gol, di vittorie, siamo 11, quindi sono scontri diretti, gli altri nostri, perché quell'altro è fatto. No, assolutamente. La festa della palla, che hanno voluto anche loro. Io penso che i tifosi abbiano messo atteggiamento. No, ma io sto vedendo una grande consapevolezza, compattezza, insomma. Chiaro che la gente soffre, soprattutto dopo una sconfitta come domenica e quella con la Juve, sono due sconfitte diverse. Quella di domenica secondo me ha fatto ancora più male, perché veramente mi riesce difficile da quella fine pensare di giocare partite così semplici, diciamo, tra virgolette, voglio dire, per quello che stavi rischiando. Però poi il calcio è questo, insomma. Magari rischi, come il Bologna, abbiamo rischiato tanto di più, la partita l'abbiamo portata a casa, insomma, quindi anzi devo veramente ringraziare, perché la sensazione è che ci sia non pessimismo e neanche rassegnazione, ma ci sia consapevolezza anche da parte della gente che, ecco, forse solo adesso secondo me c'è la consapevolezza che bisogna, come dicevo io dall'inizio, uscirne eventualmente alla fine. E quindi sì, tutti dicevano è un anno difficile, però magari non ci credeva nessuno. Adesso ci credono tutti, però questo non è male, è un bene. E la squadra, chiaro, deve dimostrare comunque sempre l'impegno massimale, la forza, sai? Un pizzico di disperazione in più e poi ci siamo. Media Gol, approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio.